Ciao a tutte, oggi nuovo video in collaborazione con le Beauty Addicted e abbiamo pensato questa nuova collaborazione ispirata ai sentimenti. Io da grande romantica e sognatrice ho scelto l'amore e ho cercato di ricreare un make-up a mio avviso romantico. Ovviamente è un'opinione personale, magari molti di voi potranno non concordare, non so, fatemi sapere insomma. Questo è il trucco occhi. E ora vi lascio al tutorial. Ho cercato di utilizzare quasi tutti i prodotti bio, tranne il blush, il rossetto, qualcosina, insomma, però tipo gli occhi sono quasi totalmente bio, insomma, spero vi faccia piacere anche questa cosina. E niente, vi lascio giù nel box informazioni il link al nostro gruppo e i link delle altre ragazze che fanno parte del gruppo e troverete i loro make-up. E vi lascio al tutorial e fatemi sapere se vi piace con un pollice in su o un bel commentino. Ciao ragazze, grazie! Quasi dimenticavo, poi giuro che vi lascio al tutorial. Volevo davvero davvero ringraziarvi per le iscrizioni e per le visualizzazioni, perché ancora non è nemmeno un mese che ho aperto il canale, perché un mese è il 19. Ho superato i 250 iscritti e su certi video sono arrivata a 600 visualizzazioni e sono davvero davvero contenta e grazie di cuore. Giuro che ora vi lascio il video. Ciao! Inizio applicando un burro cacao sulle labbra per prepararle, diciamo, a rossetto, lucida labbra, quello che sarà, e uso questo della Natural Is Better, all'aloe vera e acido ialuronico. Parto dagli occhi e faccio poi la base, visto che userò comunque un pigmento e ho paura comunque che magari qua cadere un po' di polvere di andare a rovinare la base, quindi faccio prima gli occhi. Inizio applicando un correttore nella zona delle occhiaie, uso questo della Sobio nella colorazione Beige Clair. E uso questo pennellino apposito che è l'Elf Concealer Brush. Mi scuso subito per il brufolino che poi cercheremo un po' di andare a coprire. Con un pennello piatto, io uso questo qui, e vado a mettere sull'occhio e questo pigmento neve zucchero filato e lo metto in modalità bagnata. Sempre con lo stesso pennello, dalla mia palette neve, vado a prelevare Shopping, che è questo viola qui, e lo andrò ad applicare nella parte esterna dell'occhio. Voglio intensificare ancora di più l'angolo esterno, come ho fatto qui, quindi con un pennellino piccolino da precisione, utilizzo questo, prelevo sempre dalla mia palette neve il nero e Black Sheep e lo vado a mettere nell'angolo esterno e un pochino nella piega, andandolo a sfumare bene. Prendo Shopping e lo ripasso. Con un pennello da sfumatura piuttosto ampio, sfumo bene il colore sulla palpebra e prelevo sempre Shopping e lo vado a sfumare nella piega dell'occhio. Yeah.
set your boy, Dr. Lynx. Tell him. Don't you go away. I'm going crazy. I'm going crazy. Don't you go away. Tell me why, why. Con un eyeliner in penna, uso questo di Kiko, l'Ultimate Pen Eyeliner, traccio una linea veramente sottile di eyeliner. You got my heart, boy. You and me, we should never part, boy. I go crazy, out of my mind. Boy, you wanna fuck up, you make me go home, yeah. I know that we go. Non voglio appesantire lo sguardo andando a mettere nella rima interna una matita scura e allora userò una matita rosa. E questa è della collezione limitata Bloom Me Up di Essence ed è la Duo Eye Pencil. E in realtà questa ha un lato apposta per la rima interna e un lato per riempire, diciamo, l'arcata sopraccigliare. In realtà uso quella per l'arcata sopraccigliare perché è più rosa, ma è ugualmente molto morbida. E la metto appunto nella rima interna. Keep back, relax, baby girl. Oh, this dark, this ain't just wet. Matter of fact, ain't gonna hurt you. Con un pennellino d'eyeliner, uso questo di Essence, prelevo un po' della del nero di prima, Black Sheep, e lo vado a sfumare sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori. Visto che andando a mettere l'ombretto nero ho sporcato un po' anche la rima interna, ripasso la matita. Ok. All'inizio dell'occhio invece, con un altro pennello d'eyeliner, uso questo qui di neve, vado, non lo trovavo più, a creare un punto luce con zucchero filato che abbiamo usato prima, da asciutto questa volta. Da questa palettina di ELF, la Shimmer Palette, che è una palettina di illuminanti, con il suo pennellino vado a prelevare il secondo illuminante, che è, diciamo, un rosa salmone, e lo vado ad applicare nell'arcata sopraccigliare. È luminosissimo. Infine andiamo ad applicare mascara e uso il Pupa Vamp. E il trucco occhi è finito. Ora passiamo al resto del viso. Vado ad applicare la BB cream della Sobio nella texture leggera e utilizzo la colorazione 01. La vado a stendere aiutandomi con un pennello da fondotinta. Dato che voglio un effetto molto naturale, lo vado a sfumare bene con una spugnetta in lattice. Vado ad illuminare la zona degli occhi utilizzando questo correttore Benecos, che è il Natural Concealer, e è la colorazione Light. Con
un correttore della ELF, il Full Cover Everything, vado a cercare di coprire il brufolino, aiutandomi sempre con il pennello che ho utilizzato prima per il correttore. Già va un pochino meglio. Fisso tutto con una cipria della Moa, questa qui che è la shade 2, e la applico con un pennello grande da ISO. Applico una terra opaca sotto gli zigomi e utilizzo questa qui della Neve, che è California, e utilizzo un pennello, diciamo, da blush, in modo da riuscire magari a definire un po' il viso. Essendo un look romantico, ho deciso di utilizzare un blush rosa, molto chiaro, che dà proprio un effetto molto delicato e romantico, ed è questo qui di Pupa, della collezione China Doll, e questo è il numero 01. Ha questa parte che è un blush e questa è un illuminante, è molto molto glitterato. E andiamo a applicare il blush con un pennello, appunto, da blush sulle guance. Non so se si nota quanto è glitterato, è bellissimo, soprattutto magari per una serata, soprattutto non è proprio un blush da giorno. Vado a mettere invece un pochino di questo illuminante con questo pennello ai lati degli occhi. Ormai il look è quasi completato, mancano le labbra e vado ad applicare questo rossetto della Moa, che è matte, e ringrazio ancora Irene perché me l'ha regalato lei, e sarebbe questo colore qui. Dato che a me, diciamo, non interessa il fattore matte, ma mi piaceva il colore come stava con il make-up, sopra ci vado ad applicare un gloss. E applico questo qui, è la mini taglia che era quella Naked 2 dell'Urban Decay. Il look è terminato e spero che vi sia piaciuto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!